È stata inaugurata, alla presenza delle autorità regionali e locali, la REMS di Empoli, la residenza per esecuzione delle misure di sicurezza nella frazione di Pozzale, destinata alla cura dei pazienti autori di reato affetti da infermità o semi-infermità psichica e realizzata dopo la conclusione della prima fase di trasformazione della ex casa circondariale, dopo l'apertura della REMS di Volterra nel 2015, in seguito alla legge 81 del 2014 che ha chiuso gli ospedali psichiatrici e giudiziari. La nuova REMS è la prima struttura di riferimento per i territori della ASL Toscana Centro e la seconda a livello regionale. Per il momento la prima area abitativa della REMS di Empoli potrà ospitare 9 pazienti, solo uomini. A lavori completati si potrà arrivare a 20 pazienti. L'obiettivo che abbiamo raggiunto dopo un percorso molto lungo che ha visto tanti attori intorno a un tavolo, a partire dalla magistratura, la magistratura di cognizione, di sorveglianza, il PRAP, i dipartimenti di salute mentale, la regione, l'azienda sanitaria, tutti insieme abbiamo cercato di provare a dare una risposta a un bisogno che c'era sul territorio successivamente alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. È una bella struttura molto incentrata sulla cura, con però anche tutte le garanzie di sicurezza per i pazienti e per le persone che vivono in questa comunità. La seconda fase dei lavori sarà avviata a struttura funzionante e permetterà di rendere operative 2 aree abitative al piano terra destinate a ospitare 3 donne e 8 uomini. In tutto l'intervento di ristrutturazione della REMS è stato di 700.000 euro.